possiamo far finta che non è vero, è vero, noi muoriamo, noi invecchiamo. Quindi tutti quei valori che nella giovinezza ci rendono a volte anche, oltre che orgogliosi, arroganti, finiscono. Quindi la donna che punta tutta la sua emancipazione sull'estetica fisica fallisce, perché se non alimenta l'io sono, poi incomincia a riempirsi di gomma e bisogna riciclarla e metterla nei cassonetti per rifiuti speciali. Anche perché ci si mettono pure il botulino, che è una tossina. Quindi questo assoluto annichilimento della consapevolezza di cosa siamo noi ci porta a delle situazioni che sono talmente ridicole che, se non fossero terrificanti in termini di distruzione dell'io sono, ci sarebbe da sbellicarsi delle risate per la pantomima di esseri umani che oggi girano per le strade del mondo. Noi non progettiamo niente o quasi niente per la nostra eternità, noi siamo eterni, quindi dovremo anche un attimo spingerci a riconquistare questa nostra eternità. Ovviamente non è facile in una società dove tutto è spinto e focalizzato sull'esteriorità e sulla sensorialità, in una società dove la onnipresente manifestazione oppressiva intellettuale dei media spinge l'attenzione degli esseri umani verso l'esteriorità, non è facile sottrarsi a questa dittatura feroce e demoniaca della nostra reale identità, che è eterna. È stata la più bella scoperta che io ho fatto grazie ai miei maestri, che sono stati e sono dei grandissimi iniziati nel ramo delle scienze dello spirito. Altro gravissimo fatto che ha distrutto la nostra consapevolezza di eternità sono state le religioni, a partire da quella cattolica, che si è vestita di dogmi, mistero della fede, si è vestita di ritualismi, si è vestita di esteriorità, ma ormai ha completamente perso quella che era la ragione prima della loro stessa esistenza, che è la sacra docens, cioè l'insegnamento della scienza sacra. Oggi il sacerdote è ignorante peggio di noi, con tutto il rispetto per i sacerdoti, ambito nel quale ho ottimi e carissimi amici, ma di fatto sono guide cieche, burocrati che portano, come se fosse un impiegato, avanti una tabella di marcia fatta di ritualismi ormai completamente svuotati della loro reale essenza, che è l'insegnamento delle leggi dell'io sono. Quindi la scienza sacra dello spirito non è sacra perché viene detta in chiesa, che è una costruzione fatta di mattoni che non ha niente di sacro. Ma la Chiesa è sacra nel momento in cui noi, all'interno del Tempio, che in questo momento è questa sala, quindi questa sala è un Tempio, perché dove sarete due o più, io sarò in mezzo a voi, ci ha detto Cristo, non ci ha detto andate in Chiesa, ci ha detto dove sarete due o più che parlate di me, io sarò in mezzo a voi. Ma non parlare del Signore perché il Signore è vanaglorioso e vuole che si parli di lui, intendeva dire dove parlerete del mio insegnamento io sarò in mezzo a voi. E qual è l'insegnamento di Cristo? La scienza sacra. Purtroppo questa religione svuotata del contenuto e del più prezioso, della perla che doveva racchiudere la conchiglia, quindi oggi la conchiglia è vuota, perché quei pochi e scarni e sempre quelli passi del Vangelo che ci vengono letti non ci dicono assolutamente nulla, perché dopo che sono stati letti vengono talmente arzigogolati di ragionamenti estrusi che alla fine non hanno questi ragionamenti nessuna attinenza col nostro quotidiano. Quindi o io sono un bigotto fanatico e quindi vivo orgasmi emotivi nell'assistere alla funzione religiosa, o se sono una persona comune non ci capisco un H, e mentre il prete blatera una spiegazione che manco lui sa che sta dicendo,
mi annoio perché non trovo nessun interesse in quel discorso e quindi quando non c'è un'attrazione verso l'argomentare dell'oratore, ovviamente la mente vaga su altre cose. Questa è un'esperienza che ho vissuto tristemente da bambino, perché mentre a furia di sbadigli cercavo di slogarmi la mascella, a volte mi sforzavo e dicevo oggi vado in chiesa e mi concentro perché voglio capire, invariabilmente non ci capivo un'acca. Perché? Perché in realtà quello lì non stava dicendo nulla. Si chiama demagogia, cioè l'arte di parlare furbito senza dire un chicco secco.